Il mare. Un racconto breve di William Hope Hodgson. Zitto, disse il mio amico scienziato mentre entravo nel suo laboratorio. Avevo appena aperto la bocca per parlare, ma dopo la sua richiesta rimasi in silenzio. Stava seduto davanti al suo strumento. E questo emetteva un messaggio in maniera curiosa ed irregolare, fermandosi pochi secondi per poi continuare con un ritmo furioso. Accadde durante una pausa un po' più lunga del solito, che sentendomi un po' impaziente, mi arrischiai a rivolgermi a lui. Qualcosa di importante? Gli chiesi. Per amor del cielo, sta zitto! Mi rispose a voce alta e tesa. Lo guardai. Sono abituato ad essere trattato da lui in maniera alquanto brusca quando è completamente assorbito in qualche esperimento particolare, ma ora cominciava ad essere un po' troppo. E così glielo dissi. Stava scrivendo e invece di rispondere, spinse verso di me parecchi fogli pieni di una scrittura rada, pronunciando una sola, secca parola. Leggi! Con un misto di rabbia e curiosità, presi il primo foglio e lo scorsi con gli occhi. Dopo poche righe, la mia attenzione venne attirata e rimasi avvinta da un morboso interesse. Stavo leggendo un messaggio scritto da qualcuno che si trovava in tremendo pericolo. Lo riferirò parola per parola. John, stiamo affondando. Mi chiedo severamente se sei in grado di comprendere quello che sento io in questo momento. Tu che sei seduto confortevolmente nel tuo laboratorio, mentre io che sto in acqua sono già virtualmente morto. Stiamo affondando, a poco e crudelmente. Mio Dio, devo farmi forza e comportarmi da uomo. Non ho bisogno di dirti che sono nella stanza dell'operatore radio. Tutti gli altri sono sul ponte o sono morti a causa di quell'elemento che sta sfasciando e facendo a pezzi la nostra nave. Non so dove siamo e non c'è nessuno a cui chiederlo. L'ultimo degli ufficiali è annegato quasi un'ora fa e il vascello è adesso solo poco più di una piccola diga per il mare impazzito. Un'ora fa sono salito l'ultima volta sul ponte. Mio Dio, la vista era terribile. Era appena passato mezzogiorno, ma il cielo era del colore del fango. Capisci? Fango grigio. Enormi falde di nuvole pendono dal cielo. Non nuvole come quelle che ho sempre visto prima. Ma una mostruosa cappa ammuffita. Sembrano solide, eccetto là dove il vento fortissimo rompe l'orlo più basso, rendendole simili a tanti tentacoli che turbinano selvaggiamente sopra di noi, quasi fossero le antenne di qualche enorme orrore. Uno spettacolo come questo è difficile a descriversi ai vivi. Sebbene i morti del mare lo conoscano anche senza bisogno delle mie parole, è uno spettacolo tale che non è permesso a nessuno di vederlo e continuare a vivere. Solo ai condannati e ai morti è dato di vedere una tale scena, una delle orge infernali del mare, una delle mostruose gioie maligne contro i viventi, o meglio, contro i vivi nella morte. Contro coloro che stanno per morire. Io non ho il diritto di raccontartelo. Parlarne a dei vivi significa iniziare gli innocenti ad uno dei misteri infernali. È come parlare di cose sporche a dei bambini, eppure non mi importa. Esporrò in tutta la sua odiosa chiarezza come il mare uccida. I viventi non condannati sapranno alcune delle cose che la morte ha finora tenute ben nascoste. La morte non conosce l'esistenza di questo piccolo strumento sotto le mie mani, che mi unisce ancora ai vivi, altrimenti si sarebbe affrettata a farmi tacere.
Ascoltami, John. Ho imparato cose mai immaginate durante il tempo di questa breve attesa. Adesso so perché noi siamo spaventati dal buio. Non avrei mai immaginato tali segreti del mare e della morte stessa, che sono un'unica cosa. Ascolta. Ah, dimenticavo che tu non puoi sentire, ma io sì. È il mare. Zitto. Il mare sta ridendo come se l'inferno ridesse attraverso la bocca di un asino. Sta prendendosi gioco di noi. Posso sentire la sua voce echeggiare come un tuono satanico in mezzo al fango sopra di noi. Mi sta chiamando. Mi chiama e io devo andare. Il mare chiama. Oddio, esisti davvero? Puoi fermarti lassù e guardare tranquillamente ciò che ho visto proprio ora? No, tu non sei Dio. Tu sei debole e più piccolo di questa fetida cosa che hai creato durante la tua gagliarda giovinezza. Dio è ciò che mi circonda adesso ed io sono uno dei suoi figli. Sei là, John. Perché non rispondi? Ascolta. Io nego Dio perché c'è qualcosa di più forte di Lui. Il mio Dio è qui, vicino a me, attorno a me e sarà anche sopra di me. Tu sai ciò che significa. È senza pietà. Il mare ora è l'unico Dio che esiste. Questa è una delle cose che ho imparato. Ascolta, sta ancora ridendo. È Dio, non il mare. Mi ha chiamato ed io sono salito sul ponte. È tutto terribile. L'acqua arriva alla cintura ed è dappertutto. Ha inondato la nave. Solamente il castello di prua, il ponte e la poppa emergono dalla bestiale e puzzolente cosa, come tre isole nel mezzo della spuma urlante. A volte cavalloni giganteschi assalgono la nave da ambedue i fianchi. Formano dei momentanei archi sopra il vascello, archi curvi di acqua scura, alti 50 piedi e protesi verso il cielo odioso. Poi discendono con un ruggito. Pensa a questo, ma tu non puoi farlo. C'è come un senso di peccato simile a un'infezione nell'aria. È ciò che esala dalla cosa. Coloro che rimangono sui rottami di legno spezzato o di ferro fanno cose orribili. È la cosa ad insegnare tutto questo. Più tardi ho sentito il suo fetido fiato che mi dava dei consigli, ma sono fuggito e sono venuto qui per implorare la morte. Sul castello di prua ho visto una madre ed il suo bambino che si aggrappavano ad una ringhiera. Un enorme maroso si è sollevato sopra di loro per poi discendere come una montagna di acqua salata. Quando è passato, erano ancora là. La cosa si stava divertendo con loro, eppure al tempo stesso aveva divelto le mani del bambino dalla ringhiera ed ora il piccolo si aggrappava spasmodicamente al braccio della madre. Ho visto poi un altro maroso scagliarsi verso prua e librarsi sopra di loro. Quindi la madre si è abbassata ed ha morso le mani del suo bambino come una belva. Temeva che quel piccolo peso fosse più di quanto potesse sostenere. Anche dal mio posto ho udito gli urli del bambino e mi ha raggiunto una risata malvagia che mi ha confermato ancora una volta come Dio non sia altro che quella cosa. Poi l'enorme maroso si è abbattuto sopra quei due. Mi è sembrato che la cosa emettesse come un muggito mentre saltava, ruggiva su di loro ribollendo e ringhiando. Poi si è sollevata e quando è svanita, là era rimasta solo una persona, la madre. Mi sembrava di vedere del sangue oltre all'acqua sulla sua faccia, ma la distanza era troppo grande per poterne essere sicuro. Ho guardato da un'altra parte. Vicino a me ho assistito a un'altra scena simile. Una ragazza giovane e bella. La sua anima era infangata dal fiato della cosa. Lottava col suo fidanzato per rifugiarsi vicino alla sala delle mappe. Lui la allontanava, ma lei gli si riavvicinava.
Ho visto la sua mano toccarsi la testa dove una specie di cappello stava ancora in bilico. La ragazza allora ha colpito l'uomo che ha cominciato ad urlare ed è caduto lontano, sottovento. Allora lei ha riso, mostrando tutti i denti. Questo è stato tutto. Mi sono voltato da un'altra parte. Laggiù, sopra la cosa, ho visto degli sprazzi di luce, orribili ma suggestivi sotto le creste delle onde. Non li avevo mai visti prima. Ho visto un marinaio, un vero lupo di mare, strappato via dalla nave. Uno degli immensi marosi lo ha ghermito e quelle cose erano denti. La cosa aveva dei denti. Li ho uditi cozzare ed ho udito l'urlo dell'uomo che non aveva un suono più forte del ronzio di una zanzara in mezzo a tutte quelle risate, ma è stata una cosa terribile. È stato peggio della morte. La nave stava rollando in maniera strana, con una specie di ondeggiamento che dava la nausea. Penso di essermi addormentato. No, adesso mi ricordo. Ho battuto la testa quando la nave rollava così stranamente. Una gamba si è ripiegata sotto di me e penso che si sia rotta, ma non importa. Ho pregato. Io. Che cosa c'è? Mi sento più calmo adesso, più rassegnato. Penso di essere impazzito. Che cosa stavo dicendo? Non riesco a ricordarlo. Era qualcosa che aveva a che fare con Dio. Io credo di essere stato blasfemo. Cerca di perdonarmi. Tu sai, mio Dio, che non ero in me. Tu lo sai che sono molto debole, ma quando il momento arriverà, siimi vicino. Io ho peccato, ma tu sei misericordioso. Sei là, John. Sono vicino alla fine adesso. Avrei tanto da dire, ma tutto si allontana. Che cos'era quello che ho detto? Mi rimangio tutto, ero pazzo, e Dio lo sa. Dio è misericordioso e adesso sento poco dolore, ho solo voglia di dormire. Mi chiedo se tu sei là, John. Forse dopo tutto nessuno ha udito le cose che ho detto. I vivi non le dovrebbero sapere. Se tu sei là, John, tu dovrei dirle com'è andata, ma forse è meglio di no. Ascolta, c'è un suono tonante di acqua sopra di noi. Penso che due montagne d'acqua si siano scontrate in cima al ponte e che abbiano allagato il battello. Adesso accadrà presto. E c'erano ancora tante cose che dovevo dirti. Posso udire come delle voci nel vento. Cantano. È come un lungo canto funebre. Penso di aver dormito di nuovo. Prego umilmente Dio che tutto succeda presto. Tu non le direi niente, niente di ciò che posso aver detto. Non è vero, John? Voglio dire, le cose che non avrei dovuto dire. Che cosa ho detto? La confusione si accresce dentro la mia testa. Mi chiedo se veramente tu mi senta. Potrei star parlando solamente a quel fortissimo rombo che sento fuori. Eppure mi è di conforto continuare. E non voglio pensare che tu non possa sentire quello che dico. Ascolta ancora. Una montagna d'acqua salata ha ripulito il battello. La nave si è inclinata su un fianco. Ora si è rialzata. La fine è molto vicina. Sei là, John? Sei ancora là? Sta venendo il mare. Sta venendo a prendermi. Sta precipitandosi giù per la scaletta del boccaporto. È come un enorme zampillo. Mio Dio, sto affogando, io sto affogando.